Bella a tutti ragazzi, qui è Ricky e oggi siamo qui con un video abbastanza tecnico che vi porto ogni anno. Me l'avete chiesto in tanti anche quest'anno, vi porto le impostazioni di gioco e il personalizza comandi di FIFA 18. Andiamo nelle impostazioni di gioco. Qui ragazzi praticamente una sola cosa cambia, cioè la telecamera. Ogni volta mi chiedete nei video che telecamera usi, ragazzi, io uso la modalità, e la userò anche quest'anno, la modalità visuale telecamera COP. Cioè sempre questo utilizzato e sempre questo utilizzerò perché riesco a vedere tutto il campo, è una telecamera favolosa. Magari vedi i giocatori un pochettino più piccolini, ma riesci a gestire tutte le zone del campo e riesci ad andare veramente a fondo in tutte le azioni. L'altezza visuale e lo zoom io le lascio su 10, non tocco veramente nulla. Poi ragazzi passiamo ad un aspetto molto importante che alcuni magari trascurano, cioè il personalizza comandi. Cosa utilizzo io? Allora, il FIFA Trainer ovviamente no, sappiamo giocare un po' tutti. Il cambio automatico da quest'anno puoi utilizzare manuale, perché nelle palle alte, cioè nei lanci lunghi, l'anno scorso non mi sono trovato benissimo facendo cambiare alla CPU il giocatore, quest'anno voglio utilizzare manuale così deciderò tutto io. L'aiuto movimenti cambio automatico quest'anno userò limitato. Il nessuno dovete fare tutto voi. L'elevato magari si muovono un po' troppo i giocatori. Invece, cioè, come cambio ovviamente, il limitato tiene un po' più bassa la percentuale di cambio subito. Quindi ragazzi, quest'anno voglio utilizzare limitato, non so se mi seguirete. Poi, l'aiuto passaggio assistito, aiuto passaggio filtrante assistito, aiuto tiro assistito, il cross è importante, io lo lascio ancora semi quest'anno, sempre così l'ho lasciato, perché i cross sono cambiati su FIFA 18, non so se l'avete visto, e secondo me semi è importante, perché se mettete assistito ve li fa solo dove vuole la CPU e non è il caso, con semi potete variare. Il passaggio alto utilizzo assistito, alcuni usano manuale. Però non lo so, io con assistito mi trovo meglio perché me lo calibra meglio. Però voi potete anche scegliere manuale, ma io vi consiglio più assistito, almeno per quanto mi riguarda. L'aiuto parate ho sempre lasciato semi, lo scatto analogico sì. La difesa vi consiglio di lasciare difesa tattica, perché ovviamente online si può usare solo la difesa tattica. Offline, magari nella modalità carriere, via dicendo, potete usare la difesa tradizionale. Però vi consiglio, se siete abbastanza bravi nel temporeggiare, usate la difesa tattica, perché poi online se utilizzate sempre la difesa tradizionale, ho detto difesa 6.000 volte, ma vabbè, poi non vi trovate tanto bene. Quindi ragazzi, direi che per questo video è tutto. Vi lancio una sfida: se raggiungiamo i 200 mi piace, vi porto in futuro magari anche delle tattiche, delle istruzioni, dei moduli particolari di FIFA, video un po' più tecnici che magari vi possono interessare per le vostre partite online o anche in carriera allenatore offline in generale. Quindi ragazzi, una bella iscrizione al canale è gradita e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi!